Buongiorno, la destinazione di oggi sarà il Monte Pramaggiore, la partenza invece da Forni di Sopra. Sono in cammino più o meno da tre quarti d'ora, un'oretta. Sarà una bella scalpinata perché il dislivello complessivo si aggira intorno ai 1600 metri. Sarà anche un piccolo test per me per vedere se le gambe fisico reggono a un dislivello simile che ancora non ho fatto quest'anno. Niente, aggiornamenti più tardi e adesso si va a faticare. Dopo una bella sosta con tanto di torta al rifugio Paccherini, adesso seguo il sentiero 363 verso il passo di Suola, che sarà circa 2000 metri. Manca pochissimo al passo di Suola. Qui il posto è un po' spettacolare dir poco. Veramente bellissimo. Passo di Suola, posto bellissimo. Il tempo tiene, anche se per il momento sia un po' annuvolato, ma oggi non danno neppure una goccia di pioggia, quindi sono fiducioso. Adesso devo seguire il sentiero 363 verso Forcella Rua Alta, che la dà per mezz'oretta. Dopo Passo di Suola il sentiero sale in maniera più decisa, adesso sono sotto delle pareti di roccia, per questo il caschetto. Il tempo è ancora un po' nuvoloso, però faceva talmente tanto caldo che si sta quasi bene con un po' d'ombra. Dietro di me Forcella Rua Alta, appena passata, c'è un pezzettino un po' scabroso, ma nulla di particolare, con un passaggio sotto le rocce su del ghiaino un po' infido, ma niente di tale. Adesso qui su in alto, molto in alto, vedo il Pramaggiore, c'è ancora sole e le gambe tengono, vado avanti, a dopo, ciao ciao ciao! Cima del Monte Pramaggiore, spettacolo incredibile, il panorama, nonostante queste nubi che girano, è comunque meraviglioso. E in più c'è una colonia di stambecchi che girano sulla cima senza paura delle persone. È una roba incredibile, io non ho ancora mai visto. Veramente spettacolare. Qui veramente posso dire fatica meritata. Sono sì 1600 metri di dislivello, sono arrivato su, non distrutto, no, distrutto no, però stanchetto. Però veramente strameritata, stupenda. Thank you.
Questa è la cassettina col libro di Vetta, molto simpatica. Dentro c'è il libretto, già firmato prima. Adesso dovrò scendere perché sono quasi le 4, penso 3 e mezza, 4 e arriverò giù alle 8. Però meritava. Questo è il tratto più fastidioso di tutta la salita barra discesa. Poi c'è un po' di ghiaino, ma nulla di tale, dai. Fattibile per un escursionista esperto. Ciao! Sono più o meno le 5, sto scendendo per la Val di Suola, ma non c'è più sole, si è un po' coperto già da prima, però è comunque strepitoso. Sono solo io, veramente veramente bello. Gita, non so, bellissima, più di bellissima non so che dire. Ciao. Now I'm ready and I'm calling from a mountain, come and save me. Send a carpet, send a wave, send a memory to save when going home. Val di Suola, devo scendere fino a Forni di Sopra, che è esattamente laggiù, penso un paio d'ore. Spero. Ciao. Bene, mancano ormai pochi minuti, penso un quarto d'ora per Forni di Sopra, ed è il momento per fare un piccolo riassunto di questa magnifica escursione. La dividerai in due parti, una parte oggettiva e una parte soggettiva. Per quanto riguarda la parte soggettiva, posso solo dire che sono felice come un bambino, perché la gita è stata stupenda ed arrivare in cima con quel panorama dopo 1600 metri di dislivello e trovarsi un gruppo di stambecchi che stanno lì a pochi metri è roba da pelle d'oca, è roba emozionante, è bellissimo. Sono contento anche perché
comunque le gambe hanno retto bene e non ho sofferto, anzi sono andato su abbastanza liscio. Per quanto riguarda la parte oggettiva invece posso dire che la gita non è per tutti, il dislivello è tanto, il chilometraggio è anche notevole, penso, devo guardare adesso la traccia GPS, ma penso siamo attorno ai 20 km e quindi è abbastanza faticoso da fare in giornata, infatti viene anche consigliato da qualche parte di dividerla in due questa gita, pernottando a Rifugio Paccherini, però io voglio farla in giornata e che cacchio. E poi l'ultima parte, comunque, per finire devo dire che l'ultima parte dalla Forcella Pramaggiore al Monte Pramaggiore è un po' complessa, un po' complicata, nulla di tale, ma comunque si fa. E c'è un passaggio su roccia salda, bella, ben appigliata anche, e dove bisogna fare ovviamente l'uso delle mani e arrampicarsi proprio su, però è breve, saranno 5-10 metri. La parte più fastidiosa forse è la parte prima di questo salto di roccia, dove ci sono delle ghiaie, è un po' fastidioso, il terreno è ripido e quindi bisogna stare attenti. Uno, a non smuovere i sassi se c'è altra gente, consiglio di portarsi un caschetto, io l'ho fatto. E due, stare attenti a non scivolare. Detto questo, io chiudo, sono contentissimo. E niente, vado a farmi le mie 2 ore di macchina per ritornare a casa e ci vediamo alla prossima gita. Ciao! Penso più o meno un'oretta di... Sì, un'oretta sto cazzo. E potrei dire che... Cazzo!